Shalom a tutti. La Terebbe ha spiegato precedentemente che le mitzvot con Kavanah sono di livello molto più elevato rispetto alle mitzvot senza Kavanah, senza intento, ma solo fatte a regola d'arte, però senza l'intento di collegarsi all'anima a Dio. E uno potrebbe pensare, è ovvio, il pensiero e la parola sono molto più elevati rispetto all'azione. E dunque una mitzvah fatta soltanto con l'azione è inferiore, invece una mitzvah fatta con pensiero, con Kavanah, con intento è più elevata. E cioè la Terebbe no, non pensare che il fatto che tu colleghi a Dio col pensiero, questo di per sé è più elevato dell'azione concreta delle mitzvot. Come spiegato più avanti, perché? Il motivo che la Kavanah rende le mitzvot più elevate non è perché la Kavanah di per sé è più elevata e dunque rende le mitzvot più elevate, ma il motivo è perché questa è la volontà di Dio. Dio ha voluto che tu fai la Kavanah e Dio ha voluto che quando tu fai la Kavanah ci sia più energia divina dentro la mitzvah. Perché Dio vuole che noi ci colleghiamo a Lui con la nostra mente, con il nostro pensiero, con l'intento che facciamo le mitzvot. Le mitzvot materiali, falle con intento. E leggere lo Shema con intento. E così le tutte le preghiere e tutte le altre benedizioni. E l'energia divina, la volontà divina che si rivela e illumina in questa Kavanah è illimitatamente molto più elevata dell'energia divina che si rivela soltanto nelle mitzvot di azione senza e di parola senza l'intento. Come che c'è una differenza enorme l'energia dell'anima rispetto all'energia del corpo, che il corpo è un abito dell'anima, un contenitore per l'anima. E così la mitzvah è un contenitore per la Kavanah. Dunque, se anche la mitzvah è molto elevata, ma la Kavanah della mitzvah è illimitatamente più elevata. Però alla fine della fiera, qual è il motivo che la mitzvah è elevata o la Kavanah è elevata? È perché la volontà è Dio. E dunque, perché ci sono diversità? Se tutte e due sono la volontà di Dio, sia la mitzvah che la Kavanah dovrebbe essere allo stesso livello. Perché non possiamo dire che la Kavanah è una cosa che Dio vuole più della mitzvah. Perché Dio è uno, cioè una volontà. Però nonostante ciò, l'illuminazione della volontà divina sull'anima, ci sono diversi livelli di contrazione e espansione. E dunque, quando uno fa una mitzvah, si rivela la volontà divina, ma questa volontà divina è contratta, è nascosta. Quando uno fa la mitzvah con Kavanah, con intento, si rivela la volontà divina, ma questa volontà divina è espansa, non è rivelata, è rivelata, non è nascosta. E come è scritto in Etz Chaim, che è un libro di Kabbalah della Rizal, scritto da Chaim Vital, ma sono insegnamenti da Rizal, che l'intento delle mitzvot e lo studio di Torah è luce. Il corpo delle mitzvot, cioè l'azione delle mitzvot, è un recipiente. I recipienti cosa sono? Sono tzimtzum, nascondono l'energia divina, sono una contrazione. Quando tu metti una cosa in recipiente non si vede cosa c'è dentro. E invece la luce cos'è? Rivela. Quando tu accendi luce nella camera, riveli tutto quello che c'è dentro. E dunque, la Kavanah è la luce. L'azione della mitzvah è il recipiente. Tutte e due sono volontà divina, ma uno rivela e l'altra è nascosta. E questa Kavanah si suddivide anche in quattro livelli. Abbiamo detto prima che ci sono quattro livelli, quattro classi,
minerale, vegetale, animale e parlante, uomo. Queste quattro classi sono parallele ai quattro lettere del nome divino, il tetragramma Yud-Kei Vav-Kei, il nome di Havaya. L'intento e l'azione mitzvot anche si suddividono in questi quattro livelli. Come? Il corpo dei mitzvot si suddivide nei primi due livelli. C'è una mitzvah che è prettamente materiale, proprio un'azione, e questo è come minerale. C'è una mitzvah di preghiera, di studio Torah, di meditare sulla grandezza di Dio, che usiamo il nostro intelletto, la nostra mente, la parola, il pensiero, è già una mitzvah più elevata, come il vegetale, come un fiore, una cosa che cresce. C'è più energia. Dunque, le parole, queste sono le, tutte le mitzvot sono legate alla parola, studiare la Torah, pregare, eccetera. Benedire Dio prima, dopo i pasti, tutte le altre benedizioni. E poi c'è l'intento dei mitzvot. Che l'intento dei mitzvot, abbiamo detto, l'intenzione è di collegare la mia anima a Dio. E questo intento dei mitzvot agisce da anima per la mitzvah. Che la mitzvah è come corpo, come recipiente, e l'intento come l'anima. E anche qui nell'intento ci sono due livelli. C'è il livello dell'anima degli animali e c'è il livello dell'anima degli uomini. E dunque uno può avere una kavanah come l'anima dell'animale, una kavanah soi-disant bestiale, e uno può avere una kavanah umana come il livello dell'anima dell'uomo. E questo studieremo con l'aiuto di Dio nel Tanya di domani. Shalom a tutti!